guerra fatto politico, e, altra tesi, la politica non è quello che credono i liberali, cioè la salvaguardia dei diritti umani. Lo Stato non è la società civile. Lo scopo finale dello Stato non è l'assicurazione della vita e della proprietà degli individui. L'interesse e il diritto dei singoli sono posti come un momento dileguante. Questo è lontanissimo dalla nostra sensibilità politico-intellettuale. C'è scritto che l'individuo non è, l'individuo, la sua vita, i suoi interessi, non è l'elemento fondamentale della politica, e che l'individuo è portatore di una necessità, che è la necessità del suo dileguare. Questa necessità cessa di essere qualcosa di patito, di passivo, diventa qualcosa di attivo, diventa libertà solo nello Stato. Lo Stato, come sempre Hegel, è das Wissen, è l'entità che sa. Nel sapere non si sublima, ma si perfeziona l'accidente. L'accidente viene ricondotto a se stesso, alla propria regola, alla propria giustizia. La guerra etica non è la guerra giusta. La guerra giusta è qualcosa di metafisico, ha bisogno di un'idea di giustizia che è necessariamente un'idea astratta. Non a caso vi ho parlato di una spazialità che tiene insieme la umanità. Hegel, come tutti i dialettici, si fa beffe di una spazialità che tenga insieme l'umanità, e come tutti i dialettici è duramente realista e dice: ma che l'umanità non sta insieme, l'umanità arriva a essere qualcosa di diverso da un formicaio solo se è consapevole, non se è tutelata. Tanto la tutela assoluta è impossibile.